Cosa fare quando ti presentano un preventivo che secondo te è fuori dal mondo? E quando devi pagare un conto che è doppio di quello che dovrebbe essere? L'imbroglio può essere dietro l'angolo, bisogna stare attenti. Che cosa si può fare per tutelarsi? Sigla e vi spiego che cosa è successo a un nostro iscritto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al canale. Oggi vi racconto una storia che è capitata ai genitori di un nostro iscritto al canale. Ma prima di iniziarla voglio precisare una cosa molto chiara. Io ho un grandissimo rispetto per la categoria dei meccanici, perché fanno senz'altro un duro lavoro, non facile. Ciò non toglie però che c'è sempre il furbetto del quartierino che, puntando sul fatto che chi arriva con la propria macchina a rivolgersi a lui non sappia molte cose, e quindi alcuni spesso ci sguazzano sopra e si inventano delle cose e dei costi. Quello che è capitato qualche giorno fa alla mamma di un nostro iscritto al canale, che guidando la sua 500L del 2018-2019, quindi recente, sentendo un rumore provenire dall'avantreno, ha cercato subito nella zona un meccanico che potesse ripararla e potesse averne cura. Purtroppo è finita da un meccanico che, una volta vista la macchina, ha sentenziato: signora, qua ci sono da cambiare i dischi e le pastiglie. Ora vi parlo di una macchina del 2019, se non mi sbaglio, ma comunque con 57.000 km, e che poco prima di 3 settimane era stata tagliandata in Fiat. La signora ha dato l'ok a procedere per sostituire quello che c'era da cambiare, pur di non avere più quel fastidioso rumore. Quello che però è successo pochi giorni dopo, quando è andata a ritirare la macchina, ha un che di sconvolgente, e infatti mi è stata girata, diciamo, la ricevuta fiscale della lavorazione. Ve la metto adesso in sovraimpressione qualche secondo e poi la commentiamo un attimo insieme. Come potete aver visto già, magari vi siete già accorti, c'è un sovrapprezzo nei ricambi, cioè i dischi a 325 euro non esistono per quel tipo di auto, non sono stati sostituiti con degli originali, ma con una marca che non vi sto a dire. Idem le pastiglie a 109 euro, sì, un po' meglio dei dischi, ma comunque abbastanza care. È stato aggiunto, per non farsi mancare nulla, un bel mezzo litro di olio. Ripeto, l'auto era stata tagliandata 300-400 km prima ed è abbastanza nuova, quindi questo mezzo litro d'olio mi sembra anche una forzatura. E poi sono state calcolate 2 ore di manodopera, queste effettivamente sono oneste, anche a fronte di un costo orario di 32 euro l'ora, che è quasi basso, perché da qualunque meccanico facilmente si trova 35, 40, 45 euro l'ora. Ovviamente su questa parte è stata bassa, ma su tutto il resto è, poi vedremo quanto, abbondantemente il doppio. La signora quindi ha pagato totale dell'intervento 504 euro. Il figlio, che per quanto giovane comunque mastica un po' di queste cose, si è rivolto a me mandandomi questa ricevuta e mi dice: Dave, ma 504 euro, ma non ti sembra un po' tanto? E io, appena ho guardato questo elenco di costi, sono andato subito a smanettare su internet e dai vari portali che ben conoscerete io ho trovato addirittura che con 100 euro si riesce a trovare il kit dischi e pastiglie di marca Bosch, quindi anche buona, costano poco e vanno molto bene. Quindi gli ho detto subito: caro mio, sinceramente sì, ti confermo, c'è un costo anomalo in parte nelle pastiglie, ma soprattutto nei dischi. Se ti posso consigliare, ritornate immediatamente dal meccanico,
con anche i costi alla mano che ti ho detto io e che anche lui può riscontrare da qualunque portale, e cercate di fare di tutto per farveli smontare, farvi rimontare i pezzi originari e farvi rimborsare interamente. Non consideriamo il tempo che perderete, però mi sembra doveroso rimontare tutto come prima, perché è evidente che non c'è della buona fede. Quindi hanno fatto esattamente così, sono ritornati il giorno dopo dal meccanico, ovviamente abbastanza arrabbiati e risentiti. Inizialmente è iniziata tutta la manfrina di supercazzole, per cui lui ha già pagato il fornitore, non può chiedergli i soldi indietro al fornitore, dei ricambi, bla 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 bla. Però ragazzi, non ce n'è. Con molta fatica sono stati rimontati i pezzi originari ed è stata restituita la cifra di 500 euro ai proprietari dell'auto. Cosa è successo dopo? Dopo è successo che sono andati da un altro meccanico, questo più vicino a casa loro e che già conoscevano, il quale ha fatto un lavoro con ricambi di buona qualità, presentando un conto giusto, che è quello che deve essere il valore di questo intervento, di 230 euro. Quindi con circa 100 euro sono stati sostituiti entrambi i dischi davanti, con circa 70 euro le pastiglie. Ha messo soltanto un'ora di manodopera, che secondo me è anche poca, perché un paio d'ore ci possono anche stare. Il totale IVA inclusa era di 231 euro e si è risolta bene, con però sempre delle grandi incazzature, delle grandi perdite di tempo da parte loro nel dover ritornare dal meccanico, discutere e rimontami i miei pezzi, e 500 euro non esistono, e quello là fa la manfrina. Sono situazioni spiacevoli, dettate da uno stato di disagio e di malessere generale che probabilmente sta affrontando questo paese, anche se sono abbastanza convinto che certi personaggi ci siano sempre stati. Ripeto, non generalizzo assolutamente, però in questo caso questo meccanico si è comportato in modo scorretto e sleale. Che cosa fare, ragazzi, per poter prevenire queste situazioni? Allora, lungi da me di voler dispensare consigli, perché può succedere a tutti esattamente una situazione come questa. Sei in macchina, avverti un problema, è normale il cercare subito un meccanico vicino, perché comunque ti prende un po' l'ansia, la paura. Avendo un po' di calma, cercando di valutare la gravità dell'imprevisto, la cosa migliore è di cercarsi sempre il meccanico più vicino a casa propria, farsi fare un preventivo, verificare i prezzi del preventivo con l'online. Apro una parentesi, io mi immagino che certi prezzi su online siano palesemente bassi e che spesso il meccanico che si rivolge a un ricambista e che vende minor quantità di quanto possono vendere i portali più diffusi che noi abbiamo, non possa un ricambista star dietro a dei prezzi così bassi come in un portale online. Questo lo posso capire. C'è da dire però che questo aumento, questo surplus, non deve essere triplo, non deve essere doppio, ma deve essere una piccola percentuale del 20-30%. Ovvio che tutto questo processo richiede un pochino più di tempo, durante il quale la macchina magari non può circolare, si creano dei disagi per poter andare a lavoro. È ovvio, l'ho premesso, non c'è una soluzione ideale, lungi da me doverla dare, però se c'è la possibilità magari di avere in famiglia un'altra macchina da poter utilizzare per quei 2-3 giorni sufficienti per mettere a fuoco bene sia le problematiche meccaniche che la verifica dei prezzi delle cose, si può effettivamente risparmiare diverse centinaia di euro, come avete visto in questo caso
da 509 a 230. Mi dispiace per quello che è capitato alla famiglia del nostro iscritto, è solo un campanello di allarme, ragazzi, state attenti e verificate sempre tutti i prezzi e tutte le cose, anche a discapito di perdere qualche giorno e di farsi fare anche due o tre preventivi, perché le cifre possono cambiare molto da uno all'altro. Scrivetemi sotto nei commenti se anche a voi sono capitate delle avventure come queste, perché non escludo di fare altri video dove magari posso raccontarle, di modo che attiviamo tutti quanti quel sesto senso che scatta nel momento in cui ci dicono una cifra che a noi sembra troppo alta. Aspetta un attimo, mi informo e ti faccio sapere. Questa potrebbe essere una buona risposta. Scrivetemi qua sotto se sono capitate queste cose anche a voi e poi magari le leggerò in un prossimo video. Per oggi è tutto qui dal canale, mi raccomando seguitemi anche su Instagram e su TikTok, perché anche di là stiamo crescendo, stiamo arrivando a 10.000. Un saluto da Dave e ci vediamo al prossimo video.